insomma, la seconda partita di giornata, il caldo, la stanchezza anche di questi due giorni potrebbe regalarci anche una sorpresa da questa partita. Tanto Cruezio ancora per il capitano Amirzade. Poi Di Corrado, Cruezio. Due difensori centrali sono quasi sempre gli stessi, il numero 15 e il numero 5, il capitano Amirzade. Ora c'è un fallo però, fischio dell'arbitro, fallo di Ryan. Rice Alexander. Il pallone gestito ancora dal Chelsea sulla destra con Harrison Alexander. Un Chelsea che è favorito proprio perché, se non altro perché ha vinto il girone, però il pareggio per 1-1 della giornata di stamattina, peraltro uno dei soli due pareggi dell'intero torneo, l'altro tra Corinthians e Paris Saint Germain, fa pensare che Lugano sia una squadra come è, in effetti è, perché hanno perso solo una partita per un gol di scarto soltanto contro il River, hanno battuto la Juventus, insomma è una squadra che non domina le partite, però di sicuro non è arrendevole. Qui una bella parata di Zecca sul destro della distanza. E Criezzi, il portiere, non giusto, è più Botoschi, tra l'altro. Oggi ha giocato Botoschi questa mattina, come tutte le altre partite finora. E invece Criezzi in porta. Dobbiamo calcio d'angolo. Fare attenzione tra Criezzi e Criezzi. Questo ci deve fare attenzione. E il Chelsea che attacca, anche se senza arrivare qui alla conclusione, tiro ribattuto da parte del solito George, calcio rimessa laterale per il Chelsea, che dopo qualche minuto in cui erano gli svizzeri a palleggiare, adesso ho preso il comando. Ryan! Mamma mia, Criezzi, cosa ha preso? La parata del torneo, una delle parate del torneo, spettacolare, con la mano di richiamo, Criezzi. Dice di no, ancora angolo per il Chelsea, rivediamo in tutte le salse questa parata spettacolare del portiere del Lugano. Ah, bella davvero. Una Donnarumma quasi, con la mano di richiamo. Sì. Calcio d'angolo per il Chelsea, battuto in mezzo, stacca Ryan, ma ancora più bravo di lui col numero 15, Cruezio, ad allontanare il pallone. Acheampong ricomincia, Harrison Alexander, se ne va sulla destra. Pallone ancora dentro, non interviene Kurt, non interviene nessuno, rimessa laterale che sarà per il Lugano che sta soffrendo in questi primi minuti, cosa che non era successa. Chelsea è partito forte, la speranza del Lugano magari è che il Chelsea, che non può fare grandi cambi, abbia un po' un calo fisico con l'andare avanti dei minuti. Certo, Lugano sta un po' adesso pagando anche la maggior qualità dei suoi avversari. Cruezio, pallone per Amirzade, ancora Cruezio, sale il numero 15, movimento di Salvatore che riceve, controlla, poi cerca di far fuori a Champong, si conquista però un buon calcio d'angolo, mi pare, o rimessa, non so. Credo sia calcio d'angolo, sì. Molto velocemente, ancora Salvatore con il sinistro, anzi col destro, larga fuori, c'è il pallone giocato con calma da Lugano verso Di Corrado che scivola, poi commette fallo. Sì. Non vediamo più Bakvetila, io pensavo che fosse una specie di intoccabile della squadra svizzera, invece viene adesso schierato con più parsimonia l'allenatore del Lugano, che avrà i suoi buoni motivi, so che l'hanno portato fino ai quarti, però ha giocato questa mattina e oggi evidentemente un po' di riposo, entrerà magari dopo. E aspettiamo anche di vedere Maxim Novoselsky, che ieri era uscito molto preoccupato per il problema della caviglia, ma è recuperato. Attenzione al cross, tiro cross da parte del numero 8 del Chelsea, Russell Denny, direttamente fuori. Ci sono due giocatori in panchina nel Chelsea, si tratta di Pope, che ovviamente non può entrare, visto che ha un problema
piuttosto serio, e Ajala in panchina, che ieri ha fatto gol alla Juve. Sì, davvero un bel gol. Attenzione però ora con Salvatore. E la paratissima anche questa di Kurd. Gran botta di Salvatore sul primo palo, molto attento Kurd, ma è un tiro anche piuttosto... Ma tra l'altro il tiro è stato del numero 3, Violini, Matteo Violini, che mi ha visto pochissimo nel Lugano giocare, è andato vicinissimo al gol. Salvatore è stato l'autore dell'assist e batterà il calcio d'angolo. Arriva il pallone sul secondo palo, non riesce a intervenire Ilic. Gran bel calcio d'angolo, molto tagliato al giro, sfruttando anche il vento, che è venuto anche troppo bene per essere preparato. Qui Chelsea ha rischiato grosso. Rimessa laterale a favore del Lugano, che adesso sta rispondendo al Chelsea, che era partito meglio, ma adesso due occasioni per la formazione svizzera nello spazio di 30 secondi. Partita che si conferma equilibrata come da previsioni, come da successo nella mattinata. All'indietro si va anche da Criezzi. Ancora Criezzi, pallone per Amirzade, è lui portar palla, lo insegue George, ma Amirzade non si fa sfuggire il possesso. Criezzi ancora per il pallone gestito da Violini, mi pare. No, dal numero 8 di Corrado. Allora adesso Ilic, tutto mancino Ilic. Tocco ancora per Di Corrado. Amirzade. Criezu. Adesso tende a tenere il possesso palla il Lugano. E lo fa bene, perché il Chelsea rimane un po' ancora fermo. Non attacca come invece aveva attaccato nel secondo tempo, il pressing alto. Qui Alexander Harrison per Ryan. Vediamo il gioco di gambe da parte del giovane numero 7 con la maglia dei Blues. Poi è Rice Alexander che va via per un attimo a Salvatore, che però la tocca nettamente. Tra l'altro l'arbitro sembra Fabio De Luigi, vorrei dirti questa cosa. Dici che è lui? Magari qui in vacanza, weekend. Gli hanno chiesto di arbitrare Chelsea Lugano, potrebbe starci come colpo di scena del pomeriggio. Intanto il Chelsea con numero 7 avanza, il nostro amico Ryan, che però non è quello di ieri, non so, è lo stesso giocatore evidentemente, però lo ricordavamo più brillante queste due partite di oggi. Ha fatto fatica contro Amirzade. Attenzione perché invece è in gran forma Kurd, che traversa pazzesca ancora una volta Riley Ian Kurd. Non escludo abbia toccato anche Criezzi su questa sassata di Kurt, che ma si conferma. Ti dico, già oggi ha fatto un gol pazzesco. Alla guarda Gerrard, giocatore pesante, decisivo. Sì, qui. Sì. No, nessuna deviazione attraverso a pieno. Grande conclusione di Kurt. Poteva essere l'unico giocatore da fare gol in 4 partite consecutive. Poteva essere un piccolo record. Vabbè, c'è ancora tutto il tempo, certo, volendo. E intanto Di Corrado, con calma il Lugano. Qui però l'errore di Ilic non ci vuole, e allora George palla dentro, attenzione perché deve uscire Criezzi. Ancora George ha la possibilità di calciare Criezzi, ma incredibile, perché non ho mai giocato. Parata incredibile, ancora con l'aiuto del palo, Chelsea che meriterebbe il vantaggio a questo punto. Parata incredibile. L'istinto. L'aiuto del palo, ma veramente metterci la mano. Reattività incredibile, lo rivediamo adesso. Bravo anche Gerard, che fa un grandissimo bravo anche tiro. Botoschi, per carità, ma guarda qui. Che parata. Sì, anche perché è di una rapidità l'esecuzione della conclusione di George, che non è neanche facile interpretarne la traiettoria, pazzesco. Allora, davvero. Dennis Criezzi, 3 giugno 2006, prendiamo nota, visto che vanno di moda i portieri giovani in questo momento, anche troppo giovane, però insomma è un portiere che davvero si sta esaltando in questi primi 10 minuti di Lugano Chelsea. Amirzade da e fuori. Anche Kurd però, eh. Mica male qua.
Che gran partita, che grandi... E tu che vuoi i rigori per... Io voglio i rigori, a questo punto tipo per il pareggio. Vedi che qui porti le capacità dei portieri, si capisce anche d'altro, bravissimo anche Kurd qui, mantenere la posizione, non andare giù. Aprire il palmo, deviare in calcio d'angolo. Tra l'altro, che tiro ha fatto a Mirzale da sì, 25 che già metri. Stamattina ha segnato più o meno così, quindi... Il giocatore è clamoroso, metterei nella top 7 di questo torneo. Calcio d'angolo per il Lugano. Perché top 7? Perché si gioca in 7. Ah, giusto. Non so. Vabbè, c'è anche la top 5, no, sarebbe irregolare. Vabbè. È vero, è vero. Vabbè, mettiamoci 3 riserve, nel senso della dai. Formazione, dicevo. Okay, sì, no, sì. Top 11, queste cose così. Di Corrado viene fermato, anzi Novoselski che è entrato, il nostro amico Massimo Novoselski che andava a rincorrere Ryan. Velocissimo Ryan, area di rigore, Ryan alza. Quante occasioni negli ultimi 3 minuti. E Kurt la voleva sui piedi, ma Ryan non la passa volentieri, questo l'abbiamo un po' intuito. Che anche Giorgio ne sa qualcosa. Non aver segnato stamattina vuole rifarsi. Infatti è arrivato, vedi, a Mirzade subito su di lui. Esatto. Era giusta la scelta di metterla lì perché era andato giù Criezzi, ma non è il sinistro, il suo piede si vede. Ha segnato un gol bellissimo con lo scavino, ma col destro. È vero. Ma più che altro appunto non è un grande altruista, anche se è vero che insomma i grandi attaccanti in fondo non è che siano costretti a esserlo. No. Grande partita, avrei molto divertente. Una serie di nomi da citare. Beh, gli auguriamo di diventare esatto. Uno di quelli. Tanto Salvatore, Gioele Salvatore. Lugano che arriva a questi quarti finali un po' come una rivelazione, una sorpresa. Sono rimaste fuori squadre molto più blasonate dalla Juventus al Manchester, ma sta tenendo in maniera splendida il campo la formazione svizzera che qui costringe a tirare da molto lontano Alexander, ma senza particolari problemi, palla alta. Alexander Harrison, che ancora si chiama anche Murray Campbell. Ah, giusto, che è più... Adesso esattamente non so. E neanche più magliette con nomi diversi per confondere gli avversari, chissà. Attenzione a Novoselski che non riceve il pallone di ritorno perché viene fermato Violini che poi commette fallo numero 3, che è andato vicino al gol del vantaggio. Sì, due grandi parate di Kurd, altrettante di Criezzi e dunque portieri assolutamente grandi protagonisti di questo divertentissimo 0-0 tra Lugano e Chelsea. Ecco Kurt dall'altra parte, con fallo secondo l'arbitro. Fallo di... Forse proprio Violini. Su Kurt. Sul pallone ancora il nostro amico Murray Campbell Harrison Alexander. Chiamatelo un po'. No, il nostro buon cuore. Invece no, poi lascia la palla a Giorgio se non sbaglio. Sì. Allora attenzione al sinistro di... Anche Giorgio non scherza con i nomi. Tyreek George. Sì, Tyreek Aaron Delali Yusuf. Basta il primo. Sì, George. Va George col sinistro e Criezzi ancora si supera, chiude sul proprio palo. Questa forse è la parata meno difficile. Forse sarebbe anche uscita, non so, andrebbe rivista, però attento comunque Criezzi a sventare la minaccia e a rispondere, a respingere lateralmente come si insegna ai bravi portieri. Sì, più morbida è questa, non particolarmente tesa. Vicino al palo questa palla, ben calciata da George. 13-20. Tante occasioni, ma siamo ancora 0-0. Amirzade. Cala la sera, o quasi, su Caorle. Cruezio viene a dare una mano a Novoselski. Ancora Amirzade, dietro per Criezzi. Faccio notare la personalità che i giocatori di Lugano hanno tutti la maglietta fuori dai calzoncini, cosa che segno di grande autorevolezza, c'erano tutti quelli del Lugano, anche il portiere. Il fallo da parte di Cruezio, tanto c'è anche Tabo in panchina, Tabo se preferisci, per sì. Tabo Quavo. Quavo. Ha giocato davvero pochissimo Tabo Quo. No, beh, oggi stamattina ha giocato parecchio. Il giocatore più piccolo della squadra, dicembre 2006. Tanto Alexander Rice, 1-2 con Giorgio, non si concretizza per l'intervento di Gioele Salvatore. Poi però si trascina il pallone fuori, allora rimessa per i Blues. Capitano ancora. Attenzione perché qui sguscia con una grande parata ancora, dove non arriva Mirzade, arriva Criezzi.
che chiude in angolo. Come era Sorrentino, si arrabbia con i difensori ogni volta che fa una grande parata. Qui altra parata qui di in effetti ha mezzato un po' lento nel capire l'intensità di Ryan. Ryan non è facile da tenere. Quarto d'ora. Comunque io Criezzi lo ricordo veramente molto forte anche l'anno scorso, ti dirò. Allora, allora vuol dire che una conferma, una certezza questo portiere classe 2006, giugno 2006. Calcio d'angolo, palla a mezzo, palla che passa. La blocca ancora Criezzi. Cruezio riporta su palla per il Lugano. Ora Mirzade, Novoselski, Salvatore. Ancora per Novoselski, pallone però intercettato prima da George, poi da Ryan, qui gran numero da parte di George che però è anche fortunato con un rimpallo, tiene palla e poi allarga per Alexander Harrison. Va via Harrison, lo ferma poi alla fine il numero 13 Maslarov. Unico 2007 in campo, Maslarov, anche se per poco è nato il 2 gennaio. Un gioco di gambe intanto. Qua. Ecco qui. Molto alla bello. Zidane, molto che bello. Insomma, maglia numero 10, blu la vestita, era quella della Francia. Ma sì. Nel Chelsea chi c'era che faceva questi... Potrei dire Hazard, ma non è esattamente stavo il suo... Stavo anche per dire Hazard, ma mi viene in mente solo lui! E indovina un po'? Ian Riley Kurt segna lui al 17° il gol del vantaggio del Chelsea. Sempre lui, Dovremmo segna. Dovremmo dare la colpa a Criezzi, ma non mi sento di farlo perché il pallone così che spiove. Non è facile. Gran gol comunque di Kurt che ha calciato. Ma guarda che tiro. Non ha soltanto crossato. Quarto gol in quattro partite diverse, mi potrei correggere, potrei sbagliare, ma è l'unico di questo torneo che è riuscito a farlo. Ci è andato vicino, tra l'altro Costa Magna, che sembra incredibile perché la Juve le ha perse tutte, però ha segnato tre gol in tre partite diverse. E guardavo Barreto che ha fatto gol, Eceverri in realtà, sì, Eceverria, chiedo scusa. Eceverri, quattro gol in quattro partite, sono il capocannoniere e Kurt. E sono entrambi per ora in corsa anche per il titolo, anche di capocannoniere, perché Kurt è a quattro. Magari non so se si limita a farne uno, può anche fare ma delle doppiette. Ma sì, lui è più quello dei gol decisivi, non in è proprio momento. Una prima punta alla... Anche però il numero 9. Sì, però vabbè, perché si vede che a Ryan piace il 7, non lo so. È andato in vantaggio prima il Chelsea questo pomeriggio? No, è passato in vantaggio, è andato in vantaggio Lugano con Amirzade, come ti dicevo, con la destra dalla distanza, poi è arrivato il pareggio di Kurt. Allora vediamo se Lugano saprà fare altrettanto con questa iniziativa. Attenzione, Novoselski può calciare, calcia male, stamattina era andato vicinissimo al gol Novoselski, Due grandi conclusioni da fuori, entrambe di pochissimo sopra la traversa. Io penso che nel secondo tempo vedremo una Mirzade che si incaricherà di una lunga serie di conclusioni da fuori area per provare a sfondare il fortino, ma non sarà facile. Chelsea che però, come ti dicevo, avendo solo due cambi a disposizione, potrebbe pagare qualcosa sul piano del fiato. Intanto è entrato Garantola. Chelsea non ha ancora effettuato cambi, peraltro. Chi, il Chelsea? No. Non avendone che due. Ecco, guarda, ti faccio vedere Young Pop, cosa ha alla gamba. Un tutore vistoso sì. Che insomma gli impedisce praticamente di continuare il torneo. Se la regia vuole andare nella panchina del Chelsea si vede chiaramente... Young Pop, il nostro Young Pop. Ho fatto male stamattina? Che poverino, peraltro ieri. Si chiama stamattina, che peraltro si chiama Jacob William Pop. Nome impegnativo pure, peraltro. Ryan riesce a intervenire, poi forse commette fallo, infatti è così, arriva il fischio sul Novoselski. Eccolo qua. Grazie alla regia, prontissima, movimenti piuttosto incerti. Angelico Pop. sì. Del resto. Ultimi 30 secondi di un primo tempo molto divertente che il Chelsea conduce per 1-0 dopo miracoli assortiti del portiere del Lugano Denis Criezzi.
Grande azione quindi Novoselski, attenzione perché vuole trovare il varco per calciare, trova una punizione. E questa è una cosa interessante. Proprio un forte vento in questo momento che si sta alzando sul campo. Non arriva Mirzadeh perché da lì è difficile tirare in porta, se ne occuperà Maslarov. Sentiamo anche un po' le grida dell'allenatore del Chelsea, che si chiama Antonio Conte. Paul James. No. Sì, Paul James Waldron, ok. Waldron. Paul James Waldron. No, il coach è Ben Knight, devo dire il vero. Ah. Quello è il tour leader Waldron. No. Sono Ben Knight e Thomas Arthur Bird. Tira in porta, o meglio, mette morbidamente al centro dove Curd arriva senza problemi in presa. Ryan può scatenare la sua velocità, qui lo mette giù Maslarov che era arrivato in anticipo, poi però il pallone deve aver rimbalzato male, gli è passato sopra le gambe. Va a battere veloce il Chelsea, mancano 15 secondi all'intervallo, farà battere credo la punizione il nostro amico De Luigi. Ryan però ci mette un po' alla perché fine. Perché col sinistro tra l'altro, non è chiaro anche questo. Un passaggio al portiere di fatto e sta per a sinistra. Ah, chi lo sa. Finisce qui, primo tempo 1-0 per il Chelsea. Decide fin qui il solito Court. A fra poco per il secondo tempo. Tifosi, abbiamo visto anche dell'Atletico Madrid che chiuderà il programma con l'ultimo quarto di finale molto interessante anche tra Spagna e Brasile. Corinthians che ha battuto il Benfica ieri, quindi insomma, Proprio squadra... con Mateus tra l'altro. Esatto, non è una squadra da sottovalutare per il pur eccezionale Atletico, ma c'è ancora un secondo tempo qui da giocare col Chelsea che è in vantaggio 1-0. Attenzione a Kurt. No. Il pallone esce, d'altro è entrato in campo con la maglia azzurra del portiere Zecca. Perché come mai? Cioè, ci sono due numeri. Allora, ti spiego l'arcano che tra l'altro mi è stato così svelato questa mattina con un leggero ritardo, ma il concetto è che ci sono due numeri 18 che sono i due portieri. Però uno è il numero 18 giallo, l'altro è il numero 18, attenzione, Kurt. Qua vabbè, avrebbe fatto un gran gol, alla Totti nel derby. Sì. E l'altro è il numero 18 azzurro, quindi il numero 18 giallo è Botoschi, il numero 18 azzurro è Zecca, quindi noi abbiamo chiamato Zecca Botoschi e viceversa, quindi ora non so se vuoi chiamare Botoschi Zecca così almeno gli ridiamo un po'. Peccato che abbiamo cambiato il portiere che era poi il migliore in campo del primo tempo, quindi è una scelta che comunque ci sorprende, ma in realtà devono giocare tutti i bambini ed è giusto che giochino tutti. E anche Bak Vetila in campo col numero 12, due gol alla Juve, poi si è un po' fermato, però è un giocatore che può far male, specialmente in velocità, alla difesa del Chelsea che è in vantaggio 1-0, minuto e mezzo trascorso nel secondo tempo. Punizione per il Chelsea che adesso immagino cercherà prima possibile il 2-0. Adesso il pallone è ancora gestito dalla difesa del Lugano, che comunque va tenuto bene anche grazie agli ottimi interventi di Criezzi, che ora vediamo sdraiato nella sua panchina, diciamo. Intanto anche il Loco Rotondo, pallone avanti per Maslarov. Lia direi. Sarà Lia. Un doppio nome con due L. Due L e due I anche tra l'altro, vorrei notare. Non è Lia comunque, va bene. Vabbè, io dico che Lia è un po' femminile, tu dici, forse per quello. Attenzione però, perché qui non esce Zecca, allora pallonetto di Kurt. Incredibile. Il terzo palo del Chelsea, secondo attraverso. Tra l'altro non so se hai notato, ma Ryan è andato tipo a stendere il portiere Zecca. Sì, attenzione alla ripartenza e fallo. Subito da Mirzadeh. Molto fortunato il Lugano in questo momento, la traversa dopo che la palla ha rimbalzato per terra, insomma piuttosto fortunato qui il Lugano. E la guarda intanto Ryan e il portiere, se si vedono, ecco qua, pom. Più che altro è il portiere che è andato, esatto, è più Zecca che è andato, però secondo me voleva andare sul pallone e poi si è trovato davanti Ryan, che ora recupera una gran palla. Attenzione Kurt, qui doveva o tentare il tacco, l'idea era quella, ma l'ha mancato clamorosamente secondo me. Allora, Bak Vetila, fermato da Alexander Rice, o Reis,
noi diremo Rice perché l'abbiamo sempre chiamato così, e quindi direi Rice, ma più tedesco, forse è Reese, vabbè, ma comunque ci fa venire in mente una serie TV di Reese, quindi meglio Rice, sempre che sia il nome e il cognome, peraltro, perché anche questo c'è abbastanza all'oscuro. Beh, sono sempre molto elaborati quelli dei giocatori del Chelsea. Il Lugano adesso però sta giocando il Lugano e sta cercando di arrivare a pareggiarla con Loco Rotondo che viene raddoppiato e perde il pallone, poi Amir Zade, insomma Chelsea ne ha di più, Ryan subisce qualità, una serie di falli, anche più fisico molte volte la formazione inglese, e guadagna un altro calcio di punizione. 4 minuti sono trascorsi, pallone lungo verso Kurt, chiude tutto Loco Rotondo, si fa aiutare da Maslarov, Amir Zade, calcio in profondità per Bakvetila, sempre dei lanci precisissimi quelli di Amir Zade. Qui Bakvetila vuole superare con un sombrero Harrison, ma lo trattiene ancora Kurt, vince un contrasto, poi cerca Ryan che si ritrova in campo, viene fronteggiato da Maslarov, ancora Kurt con la suola, ha cercato di dribblare Kriezio, ecco Pop che ci passa davanti, sì. Nostri migliori auguri di pronta guarigione al povero picco angelico Pop, che forse non dovrebbe neanche camminarci su quella, sì, cosa, sì, in effetti si è fatto male stamattina, direi che dovrebbe fare un po' di prudenza. Kriezio, pallone per un larghissimo Novoselski, poi Ryan riesce ad andare via in velocità, Ryan fermato dal fischio dell'arbitro perché è stato trattenuto, non dà il vantaggio. Sta per entrare Nikola Ilic nel Lugano con numero 10. Adesso Amirzade e Ryan si fronteggiano, è un momento di confronto. Il primo cambio del Chelsea anche, Ayala entrerà, sì. Attenzione a Ryan, tira direttamente in porta, la presa di Zecca. Vediamo che un po' di calma, sta cercando ancora le soluzioni di Amir Zade, che sarà anche un grande lanciatore, non lo metto in dubbio, però insomma non è un modo diciamo facile per arrivare in porta per dei bambini di 10 anni, va detto. Comunque Chelsea per ora tranquillo, senza di fatto aver rischiato nulla in questo secondo tempo. Qui attenzione alla pressione del Lugano, costringe il Chelsea a ricominciare da Kofi Achiampong. Poi è Kurt che lancia verso il quasi omonimo Kurt, e qui bravo Maslarov con Kurt però che sfiora il pallone. Allora George, attenzione George col sinistro verso Ryan, salva tutto Maslarov, ancora Kurt, chiedo scusa, confondo anch'io ormai, per il tentativo al centro da parte di Ryan, svetta Kruezio, poi Alexander Harrison, George viene anticipato dalla distanza, il sinistro mi sembra di Alexander Rice, e ora è il momento di Ayala. Ha provato una cosa difficilissima Alexander Rice, non è neanche uscita male peraltro come esecuzione, però il controbalzo così in corsa di prima intenzione, davvero davvero mezzi tecnici importanti per questi giocatori, che saranno anche pochi, però mi sembra una squadra di giocatori tutti molto forti, tutti molto veloci, rapidi e pronti per un torneo comunque importante come questo. Maslarov, la presa di Kurt, George, parte il Chelsea, qui George si addormenta un po', Ryan cerca di recuperare il pallone, lo fa Kruezio e lo dà ad Amir Zade, poi Maslarov, Ilic, ancora Maslarov, calcia col sinistro e Kurt è bravissimo qua, va addirittura in presa.
bloccarla col vento, con l'avversario addosso, grande intervento del portiere. Abbiamo visto praticamente quasi tutti i cross di questo tipo vengono soltanto toccati dai portieri, non bloccati. Lui è stato bravissimo a tenerla lì. Bella giocata ancora di Harrison Alexander per Ryan, che cerca il fondo, rientra sul sinistro, viene fermato, vuole troppo, però attenzione perché sta per reinserirsi ancora. Attenzione, la Dechila, attenzione, va via di slancio ad Acheampong dentro l'area di rigore. Il gol di Batvetila, è sempre lui, Batvetila, e guarda come esulta Leonid Novoselski. Era quello che aspettava Batvetila, era di fatto la sua arma migliore. Eh sì, è stato bravo però, eh. Riceve le palla, Chelsea si è fatto trovare colpevolmente scoperto, lui ha buttato la palla avanti e quando butta la palla avanti e parte non lo prendi mai. Poi bravissimo con la punta del piede a battere un ottimo portiere come Kurt. 1-1, 9 minuti, manca ancora quasi metà tempo, poco più di metà tempo, e siamo in parità 1-1 come questa mattina. Sì. Acheampong ha lasciato sul posto ed è un ottimo difensore. Sì. Batvetila, che chiameremo Batvetila come Batman, perché è un supereroe in questo momento per il Lugano. Giocatore di origine angolana che già ieri aveva dato spettacolo in mattinata contro la Juventus, il suo terzo gol in questo torneo, un gol importantissimo perché consente a Lugano di continuare a sognare quantomeno la semifinale, un traguardo incredibile per una squadra che non ha certamente i mezzi e la ricchezza del settore giovanile delle grandi squadre qui invitate e che comunque sta tenendo in scacco uno squadrone come il Chelsea. 10 minuti, metà ripresa, tutto apertissimo, 1-1. Allora di nuovo il momento dell'ingresso in campo per Kurt. Amirzadeh. Ruezio con calma, naturalmente il Lugano che potrebbe anche aver voglia di giocarsi i rigori. Dovrebbe esserci il... non so come si azzecca sui rigori. Ruezio magari si era anche meritato, secondo me, Ruezio, di andare a sfidare Kurt. E vediamo il gol dietro la porta, la velocità incredibile di Batvetila, che ha davvero seminato un signor giocatore, signor difensore, anche come Russell Denny, molto veloce, e però soprattutto la lucidità di andare a calciare con la mezzo esterno destro, giocatore giocata da grande attaccante. 1-1 e adesso pronto a rientrare Riley Ian Court. Ma prima Amirzadeh proverà forse anche il tiro in porta. Non gira il destro di Amirzadeh. La classica giocata da rugbista questa, mettersi lì, cercare la porta da lontanissimo. Insomma, è chiaro che il vento, la distanza, anche una certa comprensibile incertezza dei portieri da tirare da fuori possono portare a tanti gol. Qui lo sgambetto di Batvetila che rischia anche il giallo, secondo me lo grazia l'arbitro. Ancora Chelsea. Murray Campbell fermato, riparte il Lugano ancora con lo scatenato Batvetila che qui subisce il fallo, il numero 2 del Chelsea. Il ritorno di Alexander Harrison, molto molto importante Batvetila per questa squadra, fondamentale il suo apporto sia in fase conclusiva sia in questo caso fase di protezione del pallone, perché insomma poi un giocatore che entra, segna così tanto spaventa, quindi manda la palla tra i piedi, o gliela togli o fagli fai fallo e comunque guadagni tempo. Sì, devi fare attenzione che non debba avere 20 metri di campo davanti, altrimenti è imprendibile. Questo chiaramente porta il Chelsea, che adesso peraltro deve anche attaccare se vuole tornare in vantaggio, a scoprirsi con un po' più di cautela. È un bel problema adesso. C'è un angolo per il Lugano che rimane lì, non si accontenta del pareggio ma vuole anche risolverla magari anche prima dei rigori. Pallone dentro, la spizzata di Alexander Rice. Allora attenzione, George per Ayala, deve uscire qui il portiere. Ayala sbaglia tutto e è Maslarov che riesce a evitare il gol del 2-1. Incertezza di Ayala che ha pensato per un attimo anche a tirare in porta, secondo me poi si è visto arrivare di gran carriera Zecca e ha riuscito stato a toccarla lentamente senza decidere granché su cosa fare. È stato bravo Maslarov a stargli dietro, però Batvetila ancora se ne va, lo spettacolo. Attenzione, Batvetila, attenzione, perché dentro è liberissimo Ruezio e volevano anche un fallo di mano. Voltario, il giocatore di Lugano protesta anche qui la panchina del Lugano,
ma involontario, posso spezzare una lancia a favore della decisione arbitrale, perché secondo me è un rimpallo con la coscia, col ginocchio, sì, involontario sulla corsa di Acheampong, non c'è nessuna volontà di bloccare questo pallone con la mano. Sì, in realtà adesso non c'è nel nuovo regolamento. C'è un rimpallo, no, questo è un rimpallo, quindi no, però nel nuovo regolamento non c'è neanche più la volontarietà, cioè la volontarietà è indipendente, nel senso che comunque se tu crei volume con il braccio, in questo caso no, in questo caso è un rimpallo con prima la scarpa, poi la coscia e poi il braccio. Tutto, esatto. Attenzione, perché il portiere numero 18 si sta allenando, chissà che non si sta allenando. Questo è Potoschi, magari è un pararigori. Potoschi? Lui. Ti ho spiegato per mezz'ora la questione confuso. E tu non mi hai ascoltato minimamente. Cioè sarebbe storico, tre portieri alternati all'interno della stessa partita, come non sia mai successo nella storia del calcio, almeno a livello di quarti di finale. C'è anche però Kreziu che fa? Torna in campo, Kreziu? No, sono tutti in campo adesso, anche sì, c'è un attimo d'attesa. C'era stato, lo spieghiamo, un infortunio di poco conto, perché il giocatore del Chelsea è già in piedi, un po' dolorante, ma tutto sommato a posto, anche perché il Chelsea, come detto, ha soltanto due riserve, quindi non può permettersi, diciamo, troppi cambi. C'è un calcio d'angolo per il Lugano, che ne occupa Ilic. Kurd, grande classe, va impresa, brava. Poi George non riesce ad andare via. Scuola di portieri inglesi in crisi da anni, questo Kurd potrebbe davvero essere il capostipite di una nuova dinastia. Sono un po' fatto prendere l'entusiasmo forse. Solo Lugano, 5 minuti. Sbaglia Mirzad, attenzione. Brutto errore. Era prestato a Kreziu, allora non voleva dargliela, diciamo che ha rischiato il passaggio un po' più esterno, ecco, per evitare. Sto guardando la panchina. Attenzione, perché chi c'è? Oh. Incredibile, però c'è ancora Kurt! Salvataggio ancora sulla linea. E vabbè, però dai, Lugano crea simpatia, è innegabile. Grande parata di Zecca su Ryan, comunque. Sì, il grande salvataggio sul secondo tiro. Ryan a Zecca ha fatto una parata incredibile qui. Guarda come bravo a rimanere in piedi sulla puntata di destra e poi su Kurt si mette, chi è che ha salvato? Direi Maslarov, ma dovrei controllare. Lugano si stanno allenando su qualcosa di molto simile ai rigori, anche se la distanza è un po' attenzione, più ravvicinata. Attenzione però, perché prima c'è da difendere questo pareggio. Infatti. George, Kurt fa paura, il pallone deviato, ancora Kurt, anticipato molto bene. E allora attenzione, perché Garantola e Bakvetila possono andare in velocità. Bakvetila. Tocco dietro per Ilic. Mirzade. Sfida un po' troppo del suo destro a Mirzade, che ogni tanto potrebbe anche cercare soluzioni meno barocche rispetto a questa. 3 minuti e mezzo, grande attività sul panchino di Lugano. Anche per allenamenti poco consoni a una sessione di calcio di rigore, in ogni caso sapranno sicuramente meglio di noi tecnici cosa fare a questo punto della partita. Ma attenzione al Chelsea, che però sbaglia completamente con Harrison Alexander. Mancano 3 minuti Gaia e dobbiamo entrare nell'ottica del fatto che manca pochissimo ai calci di rigore. L'anno scorso non l'avevamo mai visto. No, è vero. Finali di partita ai rigori, sono aumentate le partite, gli scontri diretti, dunque aumenta anche la possibilità di vedere questo finale sempre molto gioco pericoloso qui di Alexander Harrison. Sì, che dice che ha preso la palla, è vero. Tra l'altro un bellissimo bambino, devo essere sincera, questo Alexander Harrison. Però è Mirzade? Attenzione ora, sì. O Ilic col sinistro, che si sta sistemando il pallone. Beh, non è facile intanto impedire ad Amirzada di calciare una punizione, bisogna avere grande autostima per dirgli no, tiro io, tirerà Ilic, magari ha altrettanti mezzi tecnici, chissà. Nicola Ilic, è lui che va. Basso e centrale, facile per Kurd, ci vuole ben altro per impensierire il portiere inglese. Il fallo tattico dello stesso Ilic su Ryan, che stava prendendo velocità, è stato forse anche quasi intelligente qui Ilic a fermarlo fallosamente, perché
era una brutta situazione, il Lugano era un po' scoperto. Corre adesso Harrison, Kurd, George, in qualche modo Amirzade, attenzione, Bakvetila messo giù da Harrison, e questo è un fallo anche questo, sì, importante, perché sì, insomma sì, sì. Bakvetila era pronto ad andarsene. Maslarov, non teniamola, giochiamola, mi sembra di aver capito dalla panchina del Lugano. Lugano esegue. Ilic, attenzione, Ilic con sinistro! Ilic passa sotto le braccia di Kurd. Erroraccio qui del portiere del Chelsea e gol del Lugano, 2-1. Questo gol può voler dire semifinale. Gol pesantissimo, pesantissimo di Ilic, un tiro dai 25 metri che ha sorpreso Kurd. Vediamo. Errore. Sì. Detto, evidente. Bravo Ilic, perché prima si era tirata la prima punizione e noi eravamo stati quasi scettici sulle sue qualità da fuori area, invece qui col sinistro fa... Però hai visto che rimbalza anomalo sul terreno, sì, che schizza poi, non questo per difendere povero Kurd, insomma può capitare, però... Adesso c'è Kurt che prende l'angolo, anzi la rimessa laterale, ci sarà anche forse qualcosa da recuperare, ci sono stati due gol in questo secondo tempo e il Chelsea... Hanno smesso di prepararsi per i rigori, sì, esatto. Attenzione, l'occasione clamorosa per Ayala, non è andato bene sulla palla tutto solo, certo, per un bambino di 10 anni è difficile un colpo di testa del genere, però beh, ti ricordo come ha segnato contro la Juve, se vuoi. È vero, poteva fare meglio. Occasione clamorosa per Ayala per pareggiare proprio al 20esimo, e allora zecca con grande calma il pallone che può valere un'incredibile semifinale, un torneo che comunque... Due minuti di recupero, non era un segno di vittoria da parte di dell'arbitro. Torneo importante, un torneo che comunque mette di fronte squadre di livello altissimo, e Lugano è tra le prime quattro, o comunque mancano due minuti finché lo sia. Tutta in piedi la panchina di Lugano, sembra davvero il finale di una Champions League. L'arbitro, c'è spazio per il Chelsea, attenzione, però per andare. Attenzione, qui decide Ryan, però vuole troppo, qui poteva passarla, sì. O era Ayala, forse mi sono sbagliato. Ayala, troppo egoista in ogni caso, Ayala, 90 secondi, non è finita, il Lugano non fa come il River che ci mette due ore per rimettere il no, però si prende gioco. Un fallo. Molto bravo Bakvetila che qua fa quello che doveva fare, prendersi un calcio di punizione, che è molto dolorante, però attenzione. Colpito la pianta del piede, se non sbaglio, il numero 12 del Lugano, si lamenta. Vediamo anche un po' di giocate, intanto aspettando che si riprenda Bakvetila, qui Amirzade con grande lucidità e qui l'arbitro. L'arbitro. Beh, meglio secondo, meno, tutta la vita. Un po' meno elegante. No, l'arbitro era in corsa, non è mica facile. Ah, cioè, Amirzade, certo. Esce Bakvetila, Fabio De Luigi ci regala. Un po' dolorante, più che un po'. Rientra Novoselski. Sì, Bakvetila, sai, ci sono bambini che... se hanno una sopportazione del dolore più o meno. Bakvetila è uno che chiede ogni tanto il cambio perché magari, che ne so, ha male, ha male. Quindi ci sta. Secondo me non è nulla. Farei comunque di che. Che ho il triplo dei suoi anni. Pallone che viene tenuto in gioco dal solito Kurd, forse c'è spazio per un'ultima azione, si è perso qualche altro secondo per l'infortunio di Bakvetila. Kurd si fa dare il pallone, lo rimette in gioco, c'è spazio, via per l'ultima azione del Chelsea. Pallone da George a Ryan col destro, a Mirzade ci mette il corpo, ma è ancora Alexander Rice, e arriva il triplice fischio, il Lugano in semifinale, incredibile la gioia dei giocatori, i bambini del Lugano che vanno sotto la tribuna.